Politano che prende un'adeguata rincorsa quasi dal limite dell'area di rigore, mezzo passo, forse nemmeno dentro i 16 metri del Milan. Politano contro Magnan, parte la rincorsa del numero 21 con il sinistro, rete, il Napoli è in vantaggio esattamente al 9 minuto e 30 secondi del corso della ripresa, cambia il parziale a San Siro, è avanti il Napoli. Matteo Politano con Magnan che aveva intuito la traiettoria del calcio di rigore, il pallone che gli è passato sotto il corpo e lo ha beffato, il Napoli è in vantaggio per 1-0. Adesso sarà una partita pazzesca. Ah sì, ci aspettiamo veramente la reazione, il ritmo, partita che ci sta accendendo. Ripeto, chiedo scusa, ho rivisto e il rigore onestamente ci sta, e il Politano che calcia un rigore bruttissimo, Francesco, fortunatissimo che questa palla passa sotto la pancia di Magnan, che veramente, ma era teso, si vedeva, troppo tempo, non era un pallone assolutamente facile da calciare, gli è andata bene. Napoli è partito forte, ha trovato la giocata del suo giocatore più importante, che ha questo dribbling a chiudere che ti mette in grande difficoltà, e Dest sinceramente l'ha toccato giusto questo calcio di rigore. Undicesimo in corso, il Napoli in vantaggio per 1-0 sul Milan. Cross in mezzo, Giroud, ha pareggiato il Milan, Olivier Giroud, ancora lui dal cuore dei 16 metri dell'area di rigore dopo la scorribanda letale di Tito Hernandez, che ha messo il pallone crossando la ritrosa per il piede mancino del numero 9 rossonero, che non ha graziato Meret, questa volta spedito il pallone in fondo al sacco, ha pareggiato il Milan. C'è un'ammonizione per Simeone, non so per quale motivo sinceramente. Siamo al 24esimo e siamo di nuovo in parità. Ora Milan e Napoli viaggiano sul parziale di 1-1 sulla alla, anzi rete, su calcio di rigore di Politano, ha risposto Olivier Giroud. Mamma mia, Francesco, ancora una volta Theo Hernandez, incredibile, con Zerbin che non ha il tempo di prevedere questa giocata. Per me il gol è suo, perché lì veramente è vero che deve farsi trovare, però da una palla clamorosa in velocità, il tempo di alzare la testa e guardare. Trovo giusto questo pareggio per quello che abbiamo visto, la partita ancora più emozionante. Theo Hernandez che è salito in questo secondo tempo, tre cross veramente perfetti, giocatore troppo importante. Stavamo parlando di Giroud, ma quanto è migliorato rispetto all'anno scorso, all'inizio che faticava tanto, ti ricordi? Un Giroud che sbagliava tutti gli appoggi, adesso un giocatore... No, ma quanto è migliorato anche rispetto a quando giocava in Premier. Sì, davvero, non sbaglia più un appoggio, dominante, veramente, certo. Un giocatore che è migliorato tantissimo. La fiducia dell'allenatore, comunque l'averlo sempre tenuto in considerazione anche nei momenti difficili, vedi la differenza, è importante questo. Infatti, Didier Deschamps avrà di che ringraziare Stefano Pioli. Sì. Intanto c'è Di Lorenzo sulla destra, pallone in mezzo, attenzione, Simeone spalla la porta, in rigore Simeone deve girarsi, attenzione, ancora l'ex giocatore del Verona in possesso del pallone, intreccio di lui, lo scarico a sinistra a beneficio di Mario Rui che balla cross in mezzo, Simeone, testa, rete, la vuelta del Ciolito, è in vantaggio il Napoli al 33esimo minuto nel corso della ripresa, cambia ancora il parziale a San Siro, il Ciolito, Simeone l'ha incornata e l'ha spedita all'altezza del secondo palo, lì dove Magnan non poteva arrivare. Dopo la rete in Coppa dei Campioni è arrivata anche la rete a San Siro per il figlio d'arte, il figlio di Diego Pablo Simeone, il Ciolito l'ha messa in porta alle spalle di Magnan, il Napoli è di nuovo in vantaggio e conduce per 2-1. E fa tutto lui, perché è bravissimo nella protezione della palla, poi lo scarico su Mario Rui che lo sappiamo ha un grande piede, mette questa palla forte e tagliata. E Tomori è troppo staccato nei confronti del Ciolito, che comunque gira perfettamente, non può arrivarci. Che gol, Francesco, mamma il mia, cabezasso, che gol, si dice in argentino, esatto, un cabezasso del Ciolito, mamma mia, che gol veramente bellissimo, complimenti. Sì, grandissimo gol da centravanti vero del Ciolito Simeone, che mantiene il porta e riporta il Napoli in vantaggio per 2-1 al minuto 34 di questo secondo tempo. Partita meravigliosa, possono tornare a far festa i tantissimi
tifosi del Napoli arrivati fin qui per Sone sbagliato, 51esimo che sta per scadere, sicuro per recupererà credo un altro minuto, si andrà fino al 52esimo, il Milan che attacca con Adli, Messias che si libera a destra, Giroud è centrale, colpisce di testa il francese, il tentativo di rovesciata per Indiez, Benacer al limite, lotta Zerbin, poi Aguissà, poi Adli, poi pallone che rimane lì con Benacer che potrebbe crossarlo, il traversone che parte, colpo di testa, pallone sul fondo forse deviato da Kim e quindi calcio d'angolo in favore del Milan, altra azione provvidenziale del difensore coreano che mette la sfera in corner, altra opportunità per il Milan, 51esimo minuto e 30 secondi, anche Magnan nell'area di rigore del Napoli, ora la sfera in the box come si dice in Inghilterra, è la preghiera del Milan per poter spedire questo pallone in porta, Tonali da sinistra, interno destro, traiettoria di entrare verso la porta avversaria, Meret con i pugni, Benacer liscia clamorosamente in area, ancora Tonali, ancora un cross con la testa di Lorenzo, la palla sul fondo, ancora un calcio d'angolo dalla panchina del Napoli, dicono che è finita, l'arbitro invece che fa effettuare questo tiro dalla bandierina evidentemente per l'incidente occorso a Rachmani, ancora Tonali da sinistra, la solita traiettoria verso la porta del Napoli, il colpo di testa di Kalulu, il campanile che si alza, il pallone che rimane in area, Zerbin che lo rilancia in avanti, la sfera che finisce fuori, è finita, il Napoli ha battuto il Milan per 2-1 a San Siro e si pone in vetta alla classifica del campionato di Serie A, partita avvincente degli uomini di Luciano Spalletti che sono riusciti a passare in vantaggio nel secondo tempo su calcio di rigore con Matteo Politano, hanno subito il pareggio di Giroud e poi sono andati a segno con il Ciolo Simeone nel finale di partita, mantenendo quel risultato fino al termine, fino alla fine, fino al triplice fischio del signor Maniani. Il Napoli è solitario in vetta alla classifica dopo aver sconfitto il Milan sul suo terreno di gioco, il terreno di gioco di San Siro. Io mi sono goduto i 3 minuti di Francesco con questa veramente telecronaca, mi hai appassionato. Sì. Una partita fantastica, fino alla fine il Milan ci ha creduto, non meritava di perdere, dobbiamo essere onesti, tante palle gol, però il Napoli dimostra che